Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo video sarà un videovlog in maneggio, sempre come al solito improvvisato perché stavo appunto facendo qua la strada per andare in maneggio e mi è venuto in mente di fare un vlog. Non so bene come, però almeno vi porto con me. Oggi è sabato 2 ottobre e sono più o meno le 4 e mezza. Sono praticamente arrivata. Monto da sola perché la mia istruttrice non c'è e quindi lavorerò un po' in piano. Sono abbastanza stanca oggi, quindi non so cosa faremo di bene con Sandy, lo deciderò appunto un po' al momento e devo un po' vedere come sta. E basta, quindi niente, io spero che vi faccia compagnia questo piccolo vlog che credo sarà sia di oggi che è sabato che domani che è domenica. Domani purtroppo sarà una giornata un po' piovosa, quindi non so bene se riuscirò a registrare tante clip. Comunque niente, quindi ci vediamo direttamente in maneggio. Mua! Bene, sono quasi arrivato al maneggio. E niente, ovviamente io cosa metto per andare in scuderia? Le scarpe bianche, tra l'altro, cioè tipo nuove. E niente, e poi mi lamento sempre perché sono sporche. Onda! Ciao bellissima! Ciao! Ehi, cosa fai? È stupida, si è presa il fazzoletto. Allora, sono arrivata in manetta, sono qua in selleria a prendere un po' di biscotti per Sandy, così li do subito. E poi penso di metterla a 2,20, così la pulisco per bene, tranquilla, senza legarla in box. E basta, questo è il mio bellissimo armadietto. Mi chiedete in molti di farvi il tour. L'unico problema è che è sempre molto molto disordinato, quindi sinceramente non mi va neanche di fare un tour così. Quindi quando avrò voglia finalmente di metterlo a posto, forse vi farò il video, giuro, ve lo prometto. Però ci sono talmente tante cose, tra l'altro anche tutte sporche che devo lavare, che vi giuro non mi va di postare un video così un po' bruttino. Mi sono cambiata le scarpe, ho messo queste che sono le mie scarpe da battaglia che tengo sempre in maneggio. E queste bianche in teoria ancora pulite le lascio qua, tranquille. Allora, ho messo la sonda ai 220. Ciao Mai, saluta YouTube. Che oggi ti rompo con un altro video. Sì, ciao bellissima. Ovviamente ho mangiato i biscottini. E niente, non so perché continuiamo a avere la coda, anche se non ci sono mosche. Lo sa solo lei. E basta, adesso inizio a pulirla un po'. Cosa c'è? Oh. E dopo montiamo dentro perché il campo fuori è occupato, perché c'è la lezione. Alla fine, per farla stare un po' tranquilla perché continuava a calciare, gli ho messo sull'antimosche che è quasi finito, tra l'altro. Però vi giuro, mi stanno dando un sacco fastidio tutti questi moscerini. Allora, io e Sandy siamo pronte, gli ho già messo su la testiera e vi giuro, non so cosa c'ha, però oggi continuo a guardare lì, non so perché. Comunque niente, adesso facciamo due giretti del maneggio così almeno si abitua alla sella e poi salgo e montiamo dentro. Quanto sei bella, patata? Ma c'hai sonno? Ma c'hai sonno tu? Bellissima, c'è. Cosa c'è? Allora, io e Sandy stiamo iniziando un po' a lavorare. Abbiamo già fatto qualche giro di trotto, adesso iniziamo a lavorare seriamente. Però non ci sarà nessuno a farmi video, quindi mi dispiace, ma ovviamente non riesco mai a portarvi dei video mentre lavoro in piano perché non c'è mai nessuno che me li riesce a fare. E niente, quindi ci vediamo dopo. Allora, io e Sandy abbiamo finito di lavorare. Bella sudata, non si vede, ma
è un sacco accaldata. E niente, ha lavorato davvero super 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 bene. E a parte un po' da destra, che tende ad andare con le spalle a sinistra e tipo nel circolo così, è un po' complicato perché si storta tutta, quindi abbiamo lavorato tanto tanto mano destra. Molto molto fiera di questa cavallina e del lavoro che stiamo facendo. Adesso le ho fatto fare un giretto del maneggio, così si defatica per bene, perché appunto è un po' accaldata. E niente, adesso la faccio mangiare un pochettino e poi la metto via. Da notare il gatto che si è tipo tolto tutta la capezza, ce l'ha tutta storta, poverino. Ciao. Allora, ragazzi, ho deciso di tenerla un po' di più oggi a mangiare, dato che domani piove e non credo che riusciremo a mangiare un po' d'erbetta, vero Sandy? E quindi niente, adesso si gode la sua pappa, vero? Purtroppo ha dimenticato la maschera antimosche e quindi poverina, c'ha tutti i moscerini nelle orecchie. Allora, l'ho riportata in box, gli ho fatto fare un po' di stretching ai muscoli del collo, che le fa sempre bene. Niente, adesso fa la pappa. Cioè, ovviamente questa non è la sua cena, arriverà dopo ovviamente. E niente, Sandy sta dentro. E niente, adesso vado a mettere via tutte le altre cose. Buongiorno amici. Allora, oggi è domenica e vi spaventate se vi dico che ore sono, però è praticamente mezzogiorno e mezza. E non è mezzogiorno e mezza, cosa sto dicendo? Sono tipo le... Che ore sono? Aspettate che vado a vedere. Sono le 11:10. Sono rimbambita stamattina. Mi sono svegliata alle 10:30, vi giuro, ho dormito un sacco questa notte. E sono tutta tutta gonfia, non so neanche io il perché. E niente, comunque oggi vado in maneggio. Purtroppo il tempo non è proprio bellissimo. E pensavo comunque di lavorare Sandy da terra, quindi staremo nel campo dentro, come ieri purtroppo. E niente, quindi lavoreremo un po' da terra, vedrò un po' che cosa fare, se sarà agitata o meno, perché ieri, vi giuro, ha avuto un'ansia all'inizio perché aveva visto in fondo al campo le fascette così. Ci ho messo mezz'ora per farla abituare, ma non so perché, cioè le vedi ogni giorno e ogni giorno è sempre la solita storia. Quindi direi di vederci direttamente in maneggio e non so, penso che tra poco partiamo perché vado in macchina oggi, non in treno. E niente, scusate, ma vi giuro, sono tipo mezza addormentata, mezza rimbambita, non capisco niente stamattina. Allora, sono arrivata da Sandy, l'ho già messa ai 2:20 e adesso inizio a pulirla. E poi, ciao amore, poi iniziamo un po' a lavorare nel campo dentro. Vero bimbo, bimbo stupendo. Sei arrabbiata oggi? Eh? Eh? Cosa c'è? Cosa c'è che sei tutta così arrabbiata? Da? Bimba felice, tieni. Allora, ho preso la longe, la mini frusta per girarla e la capezza, che ragazzi sono sporchissimi, scusate, devo lavare tutte le cose. Gli ho già messo le stinchiere e l'ho un po' pulita. Bene, la bimba è pronta, gli ho già messo sulla capezza e niente, adesso iniziamo a lavorare. Nana, ciao. Noi che ci abbiamo stamattina, eh. Allora, io e Sandy abbiamo finito di lavorare. All'inizio ero un po' agitata più che altro per tutti i rumori che ci sono fuori. E niente, adesso penso che la lascio un po' libera, così fa tutti i suoi sgroppi, tutte le cose si rotola. E niente, comunque poi cioè, è stata abbastanza brava. Allora, questa scema ha fatto tutte le sue, non so, le sue performance, era bella bella carica poi dopo e ha quasi tirato un calcio a Cruz, che è un cavallo che stava passando qua nel campo, cioè per entrare nel campo dentro, e niente, gli ha dato un calcio. Cioè, rendiamoci conto di quanto tu sia un po' stronzetta Sandy oggi, cioè ma scusami, ma ti pari, ti do le carote, ti do tutto e tu ti comporti così.
Ok, le ho pulito i piedi e adesso faccio coda e criniera con lo spray perché è piena di nodi. Bene, allora, ho pulito la sandy, gli ho messo il grasso e tutto, adesso la porto in box che fa la pappa perché è ora di pranzo. Mi sto dando i bacini. Cosa stai facendo? Stupida. E niente, purtroppo non posso portarla fuori a mangiare perché è tutto bagnato. Mi dai un bacino, Sandy. Cosa stai facendo? Mi strozzi così. Mi strozzi, Sandy. Vabbè, niente, adesso andiamo, direi che ha abbastanza fame. Dove sei? Dove sei che ti nascondi? Ciao.